penso che una parte va di bene, però la cosa che non mi sta bene è che non toccano di nuovo la patrimoniale e non toccano quell'IRPEF oltre i 60.000 euro. Quelli io, mi darebbero a me 60.000 euro all'anno, sarei ben contento di pagare 100 euro in più. E io che prendo 1.000 euro al mese non ho nessun aumento. Però loro che prendono 60.000 euro all'anno, quei 100 euro in più non gliel'hanno toccato. Hanno bloccato la rievaluazione delle pensioni, come mai questo qua? Non si adeguano all'inflazione. Se aumenta il pane, aumentano i ticket negli ospedali, aumenta tutto e la nostra pensione non viene rivalutata, dove andiamo a finire? Chi è che fa? È bloccata. Non c'è problema, andiamo a rubare, tanto usciamo poi. Non piace questa manovra, cosa c'è? Proprio per niente. C'è una cosa che va bene, però non va bene su quello che io devo pagare l'ICE sulla prima casa e chi invece ha dei grandi patrimoni, ha dei grandi debiti e vadano sempre. E quello è quello che non mi sta bene. È andato dall'oculista 75 euro come ticket, ma scherziamo? Ma cosa ci vogliono vedere? Che strisciamo per terra a chiedere l'elemosina? Sono delle cose vergognose. Loro ingrassano con amanti, eccetera, perché fanno regali. Adesso magari Monti no, perché la moglie. No, Monti no, tanto di cappello a lui, perché lui è, per carità, ma io parlo di chi ha comandato prima. Se io vado in ospedale e pago 100, 150 per una visita privata, ma è vergognoso. Signora, è questo il discorso, io non ho solo quello, devo pagare il gas, la luce, da mangiare, un paio di scarpe all'anno, ma li devo permettere. E come facciamo, signore? Questo è il discorso. Con 500 euro ci vogliono levare pure quelli. Che non gliele vogliono levare. Come no? No, non glieli levano, quelli glieli lasciano. Ma li lasciano. E come faccio alla fine del mese? Devo pagare questo, devo pagare quello. Meno male che Berlusconi è andato via, perché se l'avrebbe fatto Berlusconi l'avrebbero ammazzato, tanto per incominciare, ok? Che questo è uno. E meno male che se n'è andato. Vabbè. Secondo, allora, il discorso qual è? La rovina è stata l'euro. L'euro è stato, perché con l'euro ci siamo andati dal c***o tutti quanti, va bene? Perché all'inizio cosa succedeva? Allora, un pantalone costava 5.000 lire e poi l'hanno messo 5 euro, un pantalone 10.000 e costava 10 euro. Ma lei è un commerciante? Sono un commerciante. Eppure lei ha fatto così? No, io non ho fatto così, io ancora ho i prezzi, ho ancora dei prezzi. In lire? Sì, tre pacchi di taralli 5.000 lire. 5 euro o 5.000 lire? Allora, tre pacchi di taralli 10, mi sono confuso, dopo tanti anni, tre pacchi di taralli 10.000 lire, tre pacchi di taralli 5 euro. Almeno prendono i soldi dove ci sono, noi non ne abbiamo, quindi non ci abbiamo problemi, quindi fanno bene. Quindi insomma è soddisfatto? Soddisfattissimo. Poi anche la Fornero mi è piaciuta. Si è messa a piangere, poverina. Si capisce. Piangiamo tutti, anche lei deve piangere, no? Deve dare buon esempio, no? Ha cominciato a piangere per prima. E noi piangeremo per... No, ma c'era Berlusconi che diceva così, che non metteva le mani dentro alle tasche degli italiani. Adesso abbiamo le tasche bucate, quindi anche se ci mettono le mani dentro non trovano più niente. Vero o no? Non hanno aumentato le pensioni. Se avrebbero aumentato le pensioni almeno 50 euro all'anno, dopo 10 anni ci saremmo trovati con i pensionati, no? Con quasi 1.000 euro, quelli che prendono 5.000, giusto? Per dire, e così la gente riusciva anche a fare la spesa, perché una volta si comprava con 1.000 lire 3 kg di finocchi, 3 kg di arance, 3 kg di mele, dopo 10 anni, no, non si è visto questo, e quindi la gente non ce la fa andare avanti. Quindi dobbiamo provare prima per 3 anni, 4 anni. Va bene l'euro. Se va bene ce lo teniamo. Va bene. Se no va bene l'euro. Noi pensionati di Occidenti, ma porca miseria. Però voi ci siete, la prendete la pensione, almeno sì, ci arriviamo. Prendiamo la pensione, ma quello che abbiamo pagato, io ho fatto 40 anni, ma non è bene neanche quello della pensione, che uno fa 40 anni di lavoro e ne deve fare 43. Ma e i giovani quando vanno a lavorare? Un operaio, un commerciante, ha fatto un contratto con l'Inps, ha pagato per 40 anni. Quando ha fatto i 40 anni di lavoro e non gli dà la pensione, rimane di merda, scioccato, perché lui ha già pagato, si è sacrificato a pagare, poi ci arriva l'ora, non ci sono, no, vai ancora fra 5 anni. E quando ti fanno andare in pensione? Quando scoppi, quando scatti. Se vanno a lavorare a 30 anni, devono andare a 70 anni la gente.
ma cosa facciamo? Io dico che avete 40 anni di lavoro, deve andare a casa, basta. Siamo penalizzati nel nostro ceto, ecco, secondo se noi. Se serve per evitare il peggio, ben vengano, se no... sacrifici, però dice sono necessari. Se la perdita della caduta dell'euro è peggio, non lo so. Diciamo che comunque forse avrebbero dovuto colpire chi effettivamente non... sinora non è stato privilegiato e ha pagato sempre poco. No? Salva Italia? Ma quello lì al manicomio dovrò metterlo, scusate. No, sto calmo, quando mi tocca. Ma perché? Ma lei a cosa si riferisce in particolare? Tutto, a tutto, all'aumento dell'IVA, all'aumento dell'ICI. Sulla patrimoniale cosa ha messo? Quel signore cosa ha messo? Grandi alla casta cosa ha fatto? Niente, tocca sempre i però poveri. Lui si ha detto che rinuncia allo che stipendio. Pena, che mi fa una pena, guardi, lo inviterò a Natale a mangiare a casa mia. Allora Monti ha l'invito di questa signora ad andare a mangiare a Natale a casa sua, visto che ha rinunciato ai 12.000 euro come Presidente del Consiglio, voglio rimarcare questa cosa. Voglio anche